Colorato arazzo con tessuti di recupero è l'opera commissionata da MacArthur Glenn 90 di Piave Designer Outlet grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile del Veneto all'artista trevigiana Olimpia Biasi. Presentata a Venezia nel foyer del Teatro Goldoni come un manto per le lucciole, questo è il titolo dell'opera, è lunga 7 metri e alta 1,20 m. Abbiamo pensato ad Olimpia Biasi e l'incontro con lei è stato un incontro magico, ci siamo piaciuti tantissimo subito e nasce come un manto per le lucciole, un'opera che quasi è commovente, devo dire, da tanta bellezza che porta con sé e che ci vede veramente insieme. Realizzato con ritagli di abiti dismessi e raccolti nell'ambito del progetto di sostenibilità dell'outlet di Noventa, l'opera ha preso vita nello studio di Lovadina dell'artista. Si è trattato di tagliare a fettucce sottili queste stoffe e intrecciarle e annodarle su una rete industriale, quindi creare un arazzo con materiale di recupero in pratica. Pur avendo fatto il bozzetto, lavorare su 7-8 metri non è una cosa da ridere, perché bisogna stare attenti alla composizione, all'accostamento dei colori, al tema che era un manto per le lucciole. Adesso sono molto soddisfatta. I nostri visitatori ci possono portare i loro capi pre-loved, come diciamo noi, e noi abbiamo cura di avviarli al recupero, quindi donare loro una nuova vita attraverso un'analisi dei capi stessi, oppure avviarli all'utilizzo alternativo anche nel mondo dell'edilizia, oppure in questo caso a trasformarli in opere d'arte grazie all'ausilio di artisti meravigliosi come Olimpia. Sostenibilità, valore chiave per MacArthur Glenn, e il progetto fa parte di Back to Art, iniziative con cui il gruppo coniuga valorizzazione artistica e consapevolezza ambientale. Abbiamo portato avanti qualche anno fa il progetto Back to Life, contestualizzato nel mondo del sociale oltre che nel mondo dell'arte, grazie anche alla collaborazione con Carla Plessi. Due anni fa abbiamo condotto assieme al Comune di Padova un progetto per restituire alla comunità, alla cittadinanza, una piazza che oggi si chiama Piazza del Volontariato, che è sempre stato un parcheggio. Oggi c'è un bellissimo parco colorato, quindi la nostra attenzione alla forma d'arte come restituzione al territorio ci accompagna da sempre. Come un manto per le lucciole rimarrà esposto al Goldoni di Venezia fino al 29 aprile, verrà poi posizionato nella Hall del Teatro Verdi a Padova a maggio e al Teatro del Monaco di Treviso, dove potrà essere ammirato fino all'8 giugno.